Carissimi, sembra passata un'eternità dal tempo che non ci si vedeva e in questi giorni a me e a Giovanni ci siete mancati veramente, sia per le nostre celebrazioni, sia anche per i nostri incontri, gli amici del caffè, gli amici della spesa, gli amici del bar, la casa di riposo, i nostri ragazzi, i catechisti, le famiglie, i giovani che incontravamo immolati nelle nostre case in questo periodo così importante, interessante come la Pasqua. Questa era un'occasione per riscoprire un po', visto che non possiamo andare in chiesa a pregare, per riscoprire la preghiera in famiglia. E questa era, penso sia stata un momento opportuno nel quale siamo riusciti a fare qualcosa di bello, se non altro Dio lo sa. Voi sapete che le prove della vita, quelle ordinarie, spesso ci infastidiscono e ci spingono quasi alla rivolta, ma quelle prove più grosse, come quella che stiamo vivendo, ci fanno stringere più tanto gli uni agli altri e ci fanno buttare con più facilità nelle braccia del Signore. La proposta che volevo farvi era una per vivere la Pasqua durante la Settimana Santa, perché si può fare la Pasqua senza gente, è difficile, ma il nostro popolo, voi non potete rimanere senza Pasqua. Per questo vi facciamo una piccola proposta per tutti i giorni della Settimana Santa, di modo che giorno dopo giorno possiate nella vostra casa, per quello che è possibile, celebrare la Santa Pasqua. Dobbiamo incastonare tutta la settimana nelle due grandi feste, la Domenica delle Palme e la Domenica di Pasqua. Le due feste che vanno vissute con semplicità, la prima, ma con gioia grande la seconda, con tutti i segni della festa secondo le consuetudini della nostra casa: tovaglia, vino buono, il dolce, candele colorate, è quello che meglio pare per far sì che si veda che è veramente festa, specialmente nel giorno di Pasqua del Signore. Il Vescovo ci ha raccomandato al mezzogiorno di Pasqua di suonare le campane per ricordare a tutti che Cristo è risorto. In quel giorno non si potrà benedire l'olivo, non lo si potrà distribuire, ma se voi tenete in mano un pezzettino d'olivo che potete da qualche parte recuperare, o quando alle 10 il Vescovo da Siena, alle 11 il Papa da Roma, o alle 10:15 dalla Misericordia Facebook di Torre Nere, alle 11:15 dal sito della Facebook di Sant'Egidio, potrete sentire la benedizione tenendo in mano il vostro ramo benedetto. Sentitevelo come se fosse veramente benedetto, ponetelo in un posto di riguardo dentro la vostra casa. Il giorno del martedì suggerirei di fare un momento penitenziale. Era il tempo, la Pasqua, anche delle confessioni, quest'anno non potremo farle. Però la Chiesa ha dato il permesso, vivendo in santità e pienezza la nostra perdono, chiedendo il perdono sinceramente a Dio, di ottenere ugualmente il perdono per la grazia di Dio. Nei testi che poi trovate allegati c'è anche le indicazioni che i Vescovi danno, un atto di dolore perfetto che ci fa sentire non che si ha paura di Dio che ci giudica, ma il dispiacere per aver tradito, per aver fallito, e nel rispondere all'amore grande di Dio sulla nostra vita è qualcosa che ci consente il perdono dei peccati, ce lo dà la Chiesa come dono. Trovate anche legato nei testi che troverete dentro la parrocchia, il sito della parrocchia di Torre Nere, dentro il sito della parrocchia di Torre Nere, e c'è anche una parte della parrocchia, o Sant'Egidio, un esame di coscienza che potrà aiutarci a celebrare bene questa festa, che sia un momento dove vorrei che fosse fatto in due momenti: un momento per ringraziare il Signore. È passato un anno di cose belle, ce ne abbiamo vissute tante, gioie familiari, con i figli, nel nostro cammino, le nostre amicizie, nel superamento di difficoltà. E poi umilmente ci mettiamo davanti a Dio e riconosciamo i nostri peccati e, prima di celebrare insieme l'atto di dolore, domandiamoci perdono gli uni con gli altri nella nostra casa. Il Giovedì Santo, che era un giorno speciale della lavanda dei piedi, era un avvenimento che riempiva sempre di gioia la nostra festa, la nostra chiesa, non la potremo fare. La potete seguire dalla Santa Sede, da Roma o dal Vescovo di Siena, agli orari poveri li faccio trovare tutti, al canale 95 alle 17 il nostro Vescovo, il Papa alle 18 sulla RAI. E suggerirei però subito di fare perlomeno questo gesto dove è possibile, dove si riesce a superare un po' il momento di pudore, di difficoltà e di vergogna, si faccia nella casa il gesto della lavanda dei piedi.
a un'ora prima di preparare la cena e si legge il Vangelo di San Giovanni al capitolo 13 che trovate nei testi che vi allegherò. E dopo aver letto questo, il marito lavi in maniera religiosa, solenne, come si fa in chiesa, un piede alla moglie e glielo baci, e la moglie lo faccia così al marito. Se Gesù ha dato come questo segno, con questo segno, un amore così grande per ciascuno di noi, credo che sia un momento bello nel quale ognuno riconosce nell'altro colui a cui si può dedicare la propria vita con tutto il cuore, e magari insieme poi un piede ai nostri figli, se ci sono, perché no, anche ai nostri anziani. Questo, dico, è un gesto un pochino particolare, ma credo che se vissuto irreligiosamente possa offrire uno spunto bello per capire cosa si sta vivendo nell'amore di Dio. E poi la cena. La cena la si faccia con lo stile che ha fatto Gesù, come la cena pasquale. Trovate nei testi il racconto di Esodo 12, poi una cena fatta con gli elementi pasquali, il pane azimo, che i ragazzi nella giornata potranno preparare, farina, acqua e messa in forno in un piccolo strato, in un tegabino tondo, che possa servire come una piccola schiaccina che il capofamiglia la sera a cena distribuirà a tutti. Poi un po' di agnello, delle erbe amare, al ricordo dell'esilio, e poi il vino, perché sia un vino buono. E poi una cosa particolare, nella cena ebraica c'era sempre la porta aperta e un posto apparecchiato, vuoto. Loro aspettavano il Messia che doveva arrivare ospite nella loro casa. Forse per ciascuno di noi c'è qualche amico, qualche parente, persona che vogliamo bene, assente. Forse la morte, forse la distanza, per tanti motivi. Sentiamocelo vicino, presente. Forse ognuno dà un po' di significato particolare a questo gesto, con un po' di nostalgia, ma una presenza che sia piazzata vera. Il Venerdì Santo, verso le 3, le 4, dalle 3 Gesù moriva sulla croce, si faccia una piccola preghiera davanti a una croce. Abbiamo in casa, ragazzi ce la possono disegnare, o incrociamo due stecchette se non abbiamo niente di meglio. E così leggiamo almeno la passione di San Giovanni, la trovate sempre nei testi. E poi dopo aver letto la passione, un bacio alla croce in segno di riverenza. Dove questo non si possa fare, trovate nei testi anche la Via Crucis che potete seguire durante questo percorso, nell'ora in cui Gesù moriva sulla croce. Poi la sera alle 8:30, prima io, poi Giovanni, faremo il giro in silenzio, da soli, con la croce lungo le vie del nostro paese. Il percorso, ho messo insieme tutti e due i percorsi che noi facciamo uno per anno. E sarà per Montalcino alle 8:30, Chiesa dei Bianchi, via Moglio, via Donnoli, via Saloni, via Matteotti, via Mazzini, ritorno in Piazza Padella, Sant'Egidio, via Boldrini, e via Cialdini, via Lapini e Bianchi. Alle 9:30, a un certo punto lascio la croce a Giovanni che terminerà il giro, io vado a Torrenieri, e alle 9:30 a Torrenieri il giro sarà via della Stazione, dalla Piazza della Stazione, via Piave, via Romana, San Rocco, via Pascoli, via Romana, traversa di via del Castellare, via Togliatti, via Battisti, piazza del Mercato, via Romana, chiesa di Santa Maria e via Bindo Crocchi fino alla stazione. Se volete potete tenere accesa una luce della vostra finestra, mettere una candela e pregare in questo momento in cui si ricorda tanti momenti difficili, faticosi, e anche la morte del Signore che con la sua morte ci ha salvati e ci ha redenti. Per la Pasqua, e siamo alla fine, e il Sabato Santo è un giorno che vorrei... dimenticavo. Per il Venerdì Santo fosse un giorno anche di digiuno. Si mangia una sola volta, modestamente. Poi ci si aiuta con un po' di frutta, con un po' di verdura per arrivare fino al giorno dopo, e sapete bene che non si muore di queste cose. Per il Sabato Santo, la veglia pasquale, sarà la sera, noi la faremo, non so se il Vescovo la fa alle 7:45, canale 95, il Papa alle 21 sulla Rai, noi la faremo verso le 7 più o meno, penso, qui nella nostra chiesa, ma vorrei che fosse un giorno dedicato al silenzio, mettere a tacere un po' i cellulari per qualche ora,
ma per fare anche in casa silenzio, cellulari, televisioni, musica, perché sia veramente un tempo in cui in silenzio si commemora la morte di Gesù. Gesù è nel sepolcro prima della sua resurrezione e si comincia a preparare tutto quello che sarà utile per la festa del giorno successivo, quello che sarà veramente un bel pranzo, una bella festa perché Gesù è risorto, e anche la convivialità ci permetterà di vivere insieme. Alla sera alle 7, quando ci troviamo durante la messa del Papa o del Vescovo, come volete, si possono leggere alcune letture della veglia che trovate nel testo che troverete allegato nel sito della parrocchia e della parrocchia di Torrenieri dentro il sito della Proloco. E poi, dopo aver letto Romani 6 e il racconto della risurrezione, davanti a un po' d'acqua si rinnovano le promesse battesimali, e toccando l'acqua ci si ricorda che il Signore ci ha rinnovato veramente con il suo battesimo. La Pasqua, avrete una preghiera per benedire l'uovo nella vostra casa, il capofamiglia sia il sacerdote di questa celebrazione, e anche qui la messa al mattino, c'è quella del Vescovo, c'è quella del Papa alle 10 alle 11, poi a Torrenieri alle 10 e un quarto, Facebook Misericordia Torrenieri, e a Montalcino 11 e un quarto, Facebook Parrocchia Sant'Egidio. E sia un giorno di auguri, di scambio, di telefonate veramente anche con persone che pensiamo che siano sole, e specialmente per chi è solo, per chi è ammalato, non ci dimentichiamo di nessuno in questa giornata. Vorrei che tutti i giorni di questa settimana fossero chiusi con una preghiera alla Madonna la sera, un'Ave Maria, la conosciamo tutti, e un Requiem eterna per coloro che in questa storia non ce l'hanno fatta. Che sia questo un periodo bello di festa, che possiamo vivere anche nelle nostre case, che diventano delle piccole chiese per questa settimana, ma che vorrei che rimanessero piccole chiese, perché la preghiera vera si fa tutti i giorni nella nostra casa, quando poi il popolo si incontra nella celebrazione eucaristica, quel momento centrale, ma si torna con la ricchezza di una storia vissuta nella nostra casa. Con questo vi facciamo tanti tanti auguri di buona Pasqua, ma a risentirci per il giorno di Pasqua. Grazie.